Lei è? Giuseppe Ayala. Cioè, dovrebbe avvisarla che lei viene sentito come testimone, il testimone ha l'obbligo di dire la verità, la legge punisce. Naturalmente in questi momenti c'è sempre... Il telefono, va bene, capita. Mi scusi, ma lo dovevo spegnere prima. Lo faccio ora. Una parola. Questa tecnologia. Proviamo. Le chiedo ancora scusa, Presidente. Prego. Allora, dicevo, lei è testimone, ha l'obbligo di dire la verità, la legge punisce testimoni falsi e testimoni redigenti, vuole leggere quella formula, per favore? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Cioè dare le sue generalità complete? Giuseppe Ayala, nato a Caltanissetta, il 18-5-45, residente a Palermo in via Col della Berretta, numero 1. Prego, Avvocato Repici. Grazie, Presidente. Buongiorno, Dottore. Buongiorno. Dottore, le domande che le farò attengono al periodo, in particolare 1988-89. La prima precisazione che le chiedo di fare è se lei in quel periodo di tempo, per quanto diciamo, possa assurgere affatto notorio, aveva rapporti di frequentazione con il dottor Giovanni Falcone. Eh beh sì, molto intensi, sono notori. Il rapporto tra me e Falcone nasce all'inizio degli anni '80, fuori dal palazzo di giustizia, perché io ero e sono molto amico di Alfredo Morvillo. Era nata la storia d'amore di Falcone con la sorella di Alfredo, che era ancora riservata, e allora Alfredo faceva delle cenette a casa sua e mi invitava, e quindi conobbi Falcone proprio fuori dal palazzo di giustizia. Nacque una simpatia, una curiosità reciproca di conoscersi meglio. Qualche anno dopo, no, l'anno dopo, nell'82, una delle componenti, diciamo, del cosiddetto metodo Falcone fu quella, non solo quelle notorie di riunioni di processi per cui si organizzò l'appello antimafia, era una fase molto creativa, diciamo, della risposta giudiziaria, e una delle idee di Falcone fu quella di coinvolgere un pubblico ministero. Sulla base di un'osservazione banale, teniamo presente che noi lavoravamo col vecchio codice procedura penale, che è molto diverso dall'attuale, per cui il giudice istruttore, firmata l'ordinanza di rinvio a giudizio, usciva di scena. Allora una sera lui, in una di queste cene a casa di Morvillo, mi spiegò: chi è che va al dibattimento? Noi non ci possiamo andare, ci va il pubblico ministero, quindi bisogna coinvolgere un pubblico ministero, non ministeri. La scelta cadde su di me, che ero l'ultimo arrivato, e anche perché questo ricordo il personaggio Falcone, quando un collega più anziano della procura gli chiese come mai avessero scelto me, lui rispose: sai, non sapevamo a che criterio affidarci, abbiamo scelto l'ordine alfabetico, il giudice si chiama Ayala e abbiamo scelto io. Da lì nacque un rapporto ovviamente di lavoro di una intensità che è notoria, insomma, non c'è da ricordarla. È un rapporto di amicizia straordinario. Io e anche Giovanni, più volte abbiamo detto, Giovanni non aveva fratelli maschi, io sono figlio unico, però diciamo che se dovessimo immaginare l'affetto per un fratello, era lui diventò un mio fratello maggiore. C'è una lunga storia sull'argomento, quindi, e tutto questo durò ovviamente fino al 23 maggio 92, poi si è dovuto interrompere per ragioni note. Bene, andiamo al 1989. Ci sono alcuni episodi che videro involontariamente protagonista il dottor Falcone, e cioè la divulgazione delle lettere cosiddette del Corvo, riguardava anche lei, e l'attentato alla Daura. Prima cosa, nel periodo di questi accadimenti le è capitato di avere incontri col dottor Falcone e di confrontarsi su questi due argomenti con lui? Andiamo all'attentato. Sì.
la mattina dell'attentato, io ero ancora a casa perché l'attentato fu alle 8 del mattino, fu abbastanza presto. Mi perdoni, dottore, quando dice la mattina dell'attentato intende dire la mattina in cui fu scoperta il borsone? La mattina con l'esplosivo? In cui un agente della scorta di Giovanni, okay, si accorse della borsa, perfetto, capì, si insospettì, presero Giovanni, lo infilarono in una macchina blindata e lo portarono in ufficio. Io non sapevo nulla ovviamente di tutto questo, ero a casa, squilla il telefono e, come capitava molte volte, devo dire anche il tono della voce di Giovanni non tradiva nessuna particolare emozione, mi dice: senti Peppi, quando arriva al Palazzo di Giustizia passa prima da me, perché la Procura della Repubblica aveva gli uffici al secondo piano e invece l'ufficio di istruzione era al piano terra, si chiamava piano ammezzato, ma insomma era piano terra. Quindi tu quando arrivi passa da me e poi te ne sali sopra. Questa era una cosa che accadeva, ma che te voglio dire, due volte, tre volte alla settimana. Per cui anche il tono della sua voce non notai nessuna particolarità. E sempre Giovanni, ciò della scorta, già che mi aspetta, arrivo alla stanza di Falcone e Falcone mi racconta quello che era successo. E non dico ancora le idee chiarissime non si avevano, perché credo ovviamente che non si erano neanche ancora trovati i famosi 58 candelotti di dinamite, perché questi furono accertamenti successivi, però che fosse accaduta questa scoperta così sospetta, fortemente sospetta, la borsa del Sud era un dato acquisito. E allora lui mi disse, non usò il termine menti raffinatissime che poi i giornali hanno riportato, con me quella mattina non lo usò, però mi disse subito: questa non è solo mafia, qua ci sono dei poteri collusi ovviamente con il fenomeno mafioso, per cui la sua preoccupazione era notevole. Giovanni era uno, banalmente, un uomo coraggioso, un eroe, si è detto di tutto, in realtà era un uomo che non si faceva intimidire, era una persona che andava per la sua strada, era un uomo molto deciso. Io dico sempre, non mi piace che venga definito come Paolo Borsellino un eroe, perché non erano due eroi, però erano due uomini con la O maiuscola. Insomma, Giovanni era uno, non lo fermava nessuno quando decideva di intraprendere un percorso. E quella mattina, tutto sommato, lo trovai anche abbastanza lucido, tanto da farmi questo accenno. Successivamente cosa accadde? Accadde che noi eravamo molto mal visti anche nell'ambiente della magistratura per invidiuzze, non ci vedo grande dietrologia, eravamo conosciuti, eravamo bravi, avevamo una certa notorietà e secondo le miserie umane perché non dovrebbero avere ingresso anche nel Palazzo di Giustizia. Attilio Bozzoni mi ha colpito in occasione del 25esimo anniversario della morte di Giovanni, ha scritto un articolo. Bozzoni era un giornalista che viveva a Palazzo Giustizia. Alla Procura della Repubblica di Palermo, Ayala aveva un amico solo che si chiamava Giuseppe Ayala, e questa è la verità, perché gli altri non è che odiassero qualcuno, ci mancherebbe altro, la stima anche professionale, però c'erano le invidiuzze di mestiere, mettiamola così, non ci sono dietrologie da scomodare. Tra l'altro noi siamo nemici, eravamo nemici delle dietrologie, perché sono le nemiche della verità. Era un fatto, insomma, così, di miserie umane che si albergano anche nel Parlamento, dove io ho vissuto per molti anni, ma perché no, anche a Palazzo di Giustizia. Quindi c'era un rapporto molto particolare con noi, perché sempre era in vigore il vecchio codice, ovviamente, io ero il suo riferimento, il riferimento di tutti. Se mi permette, avvocato, perché sono momenti, entrare in quest'aula per me non è come... L'unica cosa, dottore, la sollecito a chiedere questa autorizzazione al Presidente, non a me, che non ho poteri per dargli. No, intanto devo vedere se ce l'ho. Se posso... per capire anche qual è il rapporto di questo pubblico ministero con l'ufficio istruzione, nel 1992, dopo le stragi, Caponnetto ha scritto, se mi consente il Presidente di leggerlo. Prego, prego, cos'è un suo appunto? È un libro che scrisse Caponnetto, e c'è scritto: con Ayala ho sempre avuto e conservo rapporti molto affettuosi, è uno dei pochissimi magistrati, forse l'unico della Procura,
sul cui conto non ho mai avuto riserve, con cui ho avuto sempre un rapporto chiaro e limpido, lo stimo molto, poi continua. Questo era in particolare, forse l'unico alla procura, ecco perché c'era con Falcone questo però, rapporto. Però diciamo, andiamo un attimo ai fatti. Questo perché... Infatti questa era una digressione della quale chiedo scusa, mi piaceva per chiarire anche la peculiarità di questo rapporto. Prego. Quindi successe che una parte della stampa, come accadeva di frequente, cominciò ad attaccare Falcone, sono fatti notori, sostenendo che l'attentato non era vero, che se l'era organizzato lui, e questa cosa, diciamo lo infastidì, voglio usare un termine elegante perché siamo in un'aula della giustizia, potrei usare un altro termine, e senza dirmi nulla, devo dire, rilasciò un'intervista, cioè rese pubblico quello che mi aveva confidato a caldo, aggiungendo quel menti raffognatissimo che per coscienza con me non usò, e centri occulti di poteri capace anche di orientare le scelte di Cosa Nostra. Fa riferimento all'intervista rilasciata al giornalista Saverio Lodato? Credo che era l'unità, Saverio Lodato, sì. Comunque sul giornale sicuramente. Le parole sono quelle dell'articolo a firma di Saverio Lodato. E quella, ripeto, quella mattina a me, a parte il menti raffinatissime, il resto me lo disse, me lo confidò, ma a caldo, cioè ancora non sapeva neanche esattamente, perché lui aveva questa convinzione immediata. Una precisazione, lei ha detto parte della stampa vagheggiava quasi che si fosse fatto l'attentato da solo e questa cosa l'aveva infastidito. Lei su questo si confrontò col dottor Falcone? Su questo aspetto, cioè sulle accuse al dottor Falcone di essersi quasi fatto da solo, sì, l'attentato? Ne parlammo perché era sui giornali, ne parlammo perché era, noi che siamo stati giornati a commentare. E quindi io le chiedo in via... Eravamo schifati da questa lettura. E questo è comprensibile, le chiedo in via diretta. Nella rappresentazione che le fece il dottor Falcone, questa accusa era di provenienza esclusivamente giornalistica o anche di provenienza istituzionale? E nel caso di che tipo di... diciamo settori istituzionali? Domanda molto pertinente, avvocato, ma devo dire noi ci limitammo soltanto a rilevare l'indignazione che provocava anche in me, ma si figuri in lui, che fosse finita sui giornali, che ci fosse la mano dietro di qualcuno, era, voglio dire, insomma, noi eravamo abbastanza scafati, e il chi fosse, di chi fosse la mano, francamente non avevamo idea, però era chiaro ed evidente che c'era una manovra, che a chi faceva capo non abbiamo idea, cioè il giornalista, adesso non mi ricordo, era credo il giornale di Montanelli, uno che si distinse, anche credo il giornale di Sicilia, però su questo non ci metterei la mano sul fuoco. Era molto verosimile che fossero articoli ispirati, molto verosimile, da chi? Dai centri occulti di potere. Verosimilmente, poi ripeto, qui siamo sul campo delle ipotesi. Lei ha voluto iniziare dall'attentato alla Daura. Nei vostri confronti sull'argomento col dottor Falcone, questo argomento si intrecciò con l'episodio delle lettere del corpo? Beh, le lettere del corvo riempirono tutta quell'estate, perché la vicenda è nota, ripercorriamo cose note. Intanto noi in quelle lettere eravamo stati accusati di essere assassini di Stato, che insomma non è una cosa estranea. Se può sinteticamente, proprio nominativamente indicare chi eravate i presunti assassini di Stato. Allora, grazie per il presunto. No, nel senso, così riferivi in quella lettera. Io ricordo in quella lettera si parlava di me, di Falcone, di Gianmanco e di De Gennaro. Non credo di dimenticare qualcuno. C'era il nome del prefetto Parisi, capo della polizia? Non credo. Però sono sotto giuramento. Poi verificheremo. Questi me li ricordo sicuramente. Okay. Quindi Gianmanco, Ayala, Falcone e De Gennaro, mi sembra, era la storia di
Contorno. Di Totuccio Contorno. Lì fu la cosa, questo molti forse non se lo ricordano, perché tutto questo creò, insomma, quello che poco elegantemente mi viene definito un casino, solo che il Contorno in effetti poi fu trovato nella zona. E come fu trovato? Grazie a un'intercettazione telefonica di una cabina pubblica di Castelbaccia. Lui usò questo telefono. Cabina pubblica di Castelbaccia. Se non ricordo male, era comunque della zona. Okay. E incappò perché questa cabina telefonica era stata sottoposta a intercettazione. Lì chi era la firma del decreto di intercettazione? Del dottor Giuseppe Maria Ayala. Quindi questa cosa, insomma, indebolì un po' l'ipotesi e per certi versi, secondo me, fu pure casualità, non rivendico nessun merito, mi fu richiesta dalla polizia per questo decreto, mi sembra ragionevole lo firmare, ma insomma non mi sento un eroe per aver fatto questo. Quello che volgamente prima fu una botta di fortuna, poi andasse a usare Contorno proprio quella cabina telefonica. Quindi questo smorzò, specialmente nell'ambito, diciamo, di chi non ci voleva molto bene, chi guarda caso era stato beccato su un'intercettazione firmata proprio da uno degli assassini di Stato. Però la polemica durò, è inutile ripercorrerla per tutta l'estate, poi si infilò il CSM, quando si infila il CSM è la catastrofe, perché sì, sappiamo bene di cosa parliamo, lasciamo perdere. Ora, a me interessava. Ci impegnò tutta l'estate perché. Sì, a me interessava, in particolare mi interessavano le interlocuzioni fra lei e il dottor Falcone su questo argomento. Avvocato, le può immaginare, eravamo incazzati neri, forse in un'aula d'assise questa parola non si dovrebbe usare, ma insomma mi è scappata, chiedo scuso. E diventò l'argomento, un argomento su cui abbiamo parlato molto, poi intervenne il CSM. Sì, e a quello poi ci arriviamo, ma io le avevo chiesto se i due fatti astrattamente diversi, e cioè le lettere del Corvo e l'attentato alla Daura, poi nel vostro confronto si erano in qualche modo intrecciati. Devo dire onestamente un collegamento in maniera meno esplicita tra i due fatti che lei sta giustamente ricordando. Non lo ipotizzammo, forse non lo accennammo. Le faccio la domanda diretta: il dottor Falcone le prospettò l'ipotesi di un disegno di delegittimazione che era almeno anche nei suoi confronti e che in conseguenza di questa delegittimazione lo si poteva colpire con minori difficoltà? Questo discorso è sicuro. Cioè, nel senso che la delegittimazione di Falcone tendeva a isolarlo per rendere eventualmente, come poi purtroppo è accaduto, più agevole, diciamo, la possibilità di ucciderlo. Quindi non c'era neanche bisogno di dirlo espressamente, per noi era chiaro che c'era un nesso. Perché l'operazione cioè, quando io ogni tanto ho subito, lasciamo perdere, qualche accusa, mi viene da ridere perché Falcone fu oggetto, cioè quello che avrebbe dovuto essere un vanto per le istituzioni, per la magistratura, per il popolo italiano, ne subì tutti i colori. Non dimentichiamo l'accusa di avere nascosto nel cassetto le prove dei rapporti tra questa mafia e accusa politica. Da chi gli venne mossa ufficialmente? No, quella non fu anonima, diciamo che, parliamoci chiaro, tanto ormai dica le firme. Io ricordo Luca Orlando, Carmine Mancuso e Alfredo Galasso, però quelli lo firmarono, si assunse una responsabilità, li inviarono al CSM, è una storia diversa dall'anonimo, che poi è rimasto anonimo, è giusto che sia così perché poi la persona è morta, ma per noi era una certezza. Quando, sì, però rispettiamo anche le sentenze, immagino, no? Rispettiamo le sentenze, ci mancherebbe, è una vicenda per chiusa, noi è una certezza. Poi è una vicenda, adesso credo che le domande riguardino eventuali discorsi che possiate o valutazioni, sì, che possiate aver fatto lei e il dottor Falcone. Eventualmente, sul piano storico, anche le giudiziario. Parole del dottor Falcone, anche ove siano in contraddizione rispetto a sentenze.
di secondo grado e magari invece non rispetto a sentenze di primo grado, perché sì, quelli... l'unica cosa che non rifaremo è il processo qui, avvocato. Certo, Presidente, questo è, ma questo Presidente non gliel'ha chiesto, almeno non gliel'ho chiesto io, però va bene, andiamo avanti. Sono i fatti proprio di quell'estate, quando lei dice io e Giovanni Falcone, al di là degli esiti dei processi, una persona è deceduta, eravamo certissimi, ho capito bene? Sì, ma non ci siamo costituiti parte civile al processo per un problema forse stupido, era un collega, insomma, andarci a costituire parte civile, però insomma l'impronta digitale era quella, poi per carità, lasciamo perdere, la ragione. Per quindi nei convincimenti che in particolar modo le ha espresse il dottor Falcone c'era una persona che era un vostro collega, cioè? Il dottor Di Pisa, poveretto, è morto da poco, ma mi dispiace pure parlare perché non c'è più, però era, tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere che Di Pisa è morto, lasciamo perdere. Beh, ora, a proposito del discorso che le venne fatto dal dottor Falcone circa la compartecipazione di soggetti diversi da Cosa Nostra per l'attentato, il dottor Falcone le parlò mai di settori della polizia o dei servizi segreti o di persone? No. Guarda, le dico subito, perché non è che le cose nascono a caso. Tra diciamo, quando cominciamo a lavorare a pieno ritmo l'82, vabbè, abbiamo messo in piedi il maxi processo, perché non voglio rivendicare meriti che non ho, a merito soprattutto del giudice istruttore, però approfondendo e lavorando e scoprendo questo fenomeno che era sostanzialmente poco conosciuto. Per esempio, la cosa più banale di questo mondo, apprendiamo che la mafia non usa la parola mafia, perché si chiamano Cosa Nostra, noi non sappiamo niente. Dico, cito un esempio banale. Maturammo alcune convinzioni, alcune intuizioni forse, che non avevano riscontri processuali, perché lì se c'è il riscontro processuale, ma eravamo convinti di una commistione non, diciamo, quotidiana e su tutto, tra Cosa Nostra, pezzi della politica e pezzi di potere deviato. Tanto è vero che proprio grazie a questa sua citazione ho ritrovato, è una lettura anche questa di tre parole, ho ritrovato un saggio da me scritto in epoca, nel numero 4 del 1988 di Micromega. Numero 4 vuol dire quasi fine 88. Il direttore di Micromega chiese a Giovanni di scrivere questo saggio. Giovanni doveva andare negli Stati Uniti e questo lo ha scritto poi Paolo Flores Cercas, e gli disse: guarda, io non posso andare in America, ti do il numero di Ayala, chiama Ayala e lo scriverà bene anche lui. Bene, io l'ho ritrovato e c'è, dopo un ragionamento che naturalmente chi ha voglia di leggerlo, per carità di Dio, però alla fine dico, alcuni episodi denunciano però il permanere di vaste zone d'ombra che ricoprono l'aspetto certamente più inquietante dell'intreccio politico-mafioso, quello in cui mafia e politica stabiliscono assieme interessati collegamenti con poteri occulti o addirittura eversivi. Questo io l'ho scritto nel 1988 ed è ovviamente il frutto di alcune intuizioni che avevamo avuto, pienamente condivise da Falcone, perché quando finì di scrivere questo saggio, Falcone era tornato all'America, io prima di spedirlo gli dissi gli devo dare un'occhiata, e lui, eravamo a casa sua a cena, lo lesse tutto e mi ha fatto una fatica tremenda per cercare di cambiare una virgola, ma non ci sono riuscito, è perfetto. Quindi questa parte non solo dei rapporti tra mafia, no, la politica tutta si intende, pezzi della politica, ma la connessione con poteri occulti era una convinzione che noi avevamo maturato in maniera, come dire, ne eravamo pienamente convinti. Naturalmente da questo alla traduzione processuale ne corre. È un altro discorso. Ahimè. Quindi erano dei ragionamenti
fatti da due magistrati naturalmente, però liberi diciamo dal vincolo che quando andava a Palazzo di Giustizia ci legava a fare i magistrati, cioè a cercare le prove se riuscivamo a trovarle e a valorizzarle se riuscivamo a valorizzarle. Però poi eravamo due uomini che, avendo avuto anche questa esperienza molto particolare, di conoscenza e approfondimento del fenomeno, alcune convinzioni le avevamo maturate. Io le ho scritte e posso garantire che Giovanni le ha pienamente condivise. Siamo nell'88, avvocato. In quell'estate del 1989, col dottor Falcone affrontaste mai l'argomento che porta il nome del dottor Bruno Contrada? Allora, in quell'estate no, però io sono stato testa al professor Contrada, citato dai colleghi della Procura della Repubblica. Mi colpì molto, adesso spero di essere corretto nelle date, dopo l'uccisione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa fu istituito l'Alto Commissario per la lotta contro la mafia, se non ricordo mai proprio nell'82, e il primo Alto Commissario era il prefetto De Francesco, che nominò suo capo di gabinetto il dottor Bruno Contrada, che aveva lavorato per anni in polizia, ma che io non conoscevo, perché io fino a un anno prima facevo il pretore a Mussomeli, quindi non avevo mai avuto modo di avere contatti con la polizia palermitana, con la carabiniera, con la guardia di finanza, quindi non conoscevo neanche lui. Una mattina il dottor Contrada, assunta le vesti di capo di gabinetto del dottor commissario, adesso non mi ricordo se subito o un mese dopo, insomma, comunque in quel periodo, venne alla Procura della Repubblica a salutare il Procuratore della Repubblica e c'ero anche io, stretta di mano, saluti, intanto io lo conobbi in quell'occasione. Io, l'abitudine nostra era, noi lavoravamo sempre a Palazzo di Giustizia perché è normale che un magistrato si porti il fascicolo a casa e il pomeriggio si scrive la sentenza o fa quello che deve fare. E noi cominciamo, avremmo dovuto avere un tiro per portarci il mare, quindi andavamo ogni pomeriggio a lavorare. Io al secondo piano e Falcone al piano terra. Verso le 8 di sera l'abitudine è che io scendessi da Giovanni per parlare anche di lavoro, anzi molto, molto spesso parlavamo di lavoro, o per organizzare la serata, andiamo a cena fuori, che facciamo? Poi c'era la famosa bottiglia della Freud nascosta dietro dei libri, c'era il sorsetto di whisky, era il fine giornata. E io quel giorno gli raccontai, ma come una cosa così, mi venne a raccontare, cioè, stamattina è venuto in ufficio il capo di gabinetto dell'alto commissario, è venuto a salutare Contrada, e Falcone disse questa precisa frase: a cura a Contrada, che non motivò, né io gli dissi di spiegarmi perché. A cura vuol dire stai attento? Ah sì, giusto, in italiano stai attento. Dalle mie parti non si usa. Ah, è palermitano allora l'espressione. Evidentemente. E non lo sapevo. Tra le tante cose che ignoro c'è anche questa. A cura a Contrada era un segnale, stai attento a Contrada. Io non mi preoccupai più di tanto perché Contrada fosse stato diventato il capo della squadra mobile, allora era un problema perché ci avrei dovuto avere a che fare. Alto commissario, il capo di gabinetto, insomma, non ho dato seguito assolutamente a quella frase, ma la raccontai, credo, a qualche collega della procura che mi chiese, quando nacque il processo Contrada, se ero disponibile io per dovere, quindi sotto il vincolo del giuramento, quella frase io, Falcone me la disse, l'ho riferita ai giudici. Quindi c'era da parte sua nei confronti di Contrada, non mi chieda nel dettaglio perché non lo so, non mi chieda a che cosa era, da dove nasceva questa sua diffidenza, ma la frase a cura è troppo evidente, la traduco per lei, stai attento, è troppo evidente. Questa circostanza lei l'ha riferita a un periodo particolarmente indietro nel tempo, 82-83? Sì, credo che fosse proprio, sì. Sì. In epoca successiva è più capitato? No, che io ricordi no, adesso mi faccio fare un piccolo sforzo di memoria, no, che io ricordi no. Le faccio una domanda diretta. Ecco, se forse mi aiuta. Nell'estate del 1989, lei ha memoria se il dottor Contrada cercò un contatto con lei e ancora di più col dottor Falcone? Con me sicuramente no.
con Falcone non mi risulta, con me sicuramente no. Guardi, giusto per chiarezza, noi abbiamo in atti le agende sequestrate al momento dell'arresto del 24 dicembre 92 del dottor Contrada allo stesso dottor Contrada. E in quella agenda dell'89 si leggono nei giorni 5, 6 e 7 agosto 1989 degli appunti che riportano anche il suo cognome. Il 5 agosto si legge: cercato dottor Ayala inutilmente. Il 6 sembra cercato inutilmente. Io le ho letto esattamente quelle parole. No, per carità, per carità. Sto cadendo alle nuvole, non sapevo niente di questa cosa. Il 6 agosto c'è scritto: telefonato dottor Ayala per in con Falcone, domani 17:30 ufficio. Il 7 di agosto c'è scritto: ore 18:30, Palazzo Giustizia, colloquio con giudice Falcone e Sost Proc Ayala. E poi c'è una sua annotazione: mi hanno confermato che il mio nome non è stato fatto dal Tognoli quale suo favoreggiatore, chiarita vicenda Mattarella. Guardi, io di questo incontro non ho ricordo, sulla vicenda Tognoli ho ricordo, perché andammo con Giovanni per una commissione rogatoria in Svizzera. Giovanni è, come noto, aveva una grande capacità di leggere la documentazione bancaria, e interrogammo Tognoli, non mi chieda perché, ma insomma c'entrava, adesso non mi ricordo, una cosa è troppia. Finito l'interrogatorio, eravamo Falcone e io, la dottoressa Calla del Ponte e il difensore, credo, di Tognoli. Insomma, finito l'interrogatorio, io rimango seduto dove eravamo seduti a sistemare le carte, a mettere in ordine, e loro vedo che chiacchierano tra di loro, cioè Calla del Ponte, Giovanni Falcone, Tognoli e la guardia Tognoli. In pochissimi minuti io finisco di stare nella carta e mi avvicino alla conversazione, alla finita ce ne andiamo, e Giovanni mi disse testualmente, poi lui gli piaceva anche questo modo di fare: dobbiamo tornare, ci sta ancora a Lugano, andavamo sempre, dobbiamo tornare perché c'era forse una verbalizzazione molto interessante che riguarda un personaggio accompagnato da una risatina. E io gli dissi: ma quando poi verbalizziamo lo saprai. Lui non mi disse espressamente, ma insomma era intuitivo che si trattava di comprare, però per coscienza devo dire il nome non me lo fece. Tornammo e Tognoli non li fece marcia indietro, e quindi questa verbalizzazione non avvenne nei modi in cui Giovanni pensava sarebbe avvenuto. Anche questo episodio ho riferito al Tribunale di Palermo. Però di questo incontro con Contrada francamente sto cadendo alle nuvole. Io non le ho dato la documentazione dell'incontro, le ho letto ciò che risulta in quella agenda. Ma ci mancherebbe altro, però dico, perché la memoria può avere anche qualche vuoto, però forse se ci fosse stato un incontro con Contrada poco prima del nostro ritorno a Lugano, me lo ricorderei. Io ho l'impressione che non ci fu. Ma poi una cosa, voi avevate contezza, voi intendo lei e il dottor Falcone, i magistrati della procura e dell'ufficio, no, a quel punto dell'89 forse era solo procura, perché comunque... Credo che però fu prima dell'entrata in vigore del codice, non ricordo mai. L'episodio in Svizzera, sì. Però non ricordo bene. L'epoca delle lettere del Corvo e dell'attentato, siamo a giugno 89. Il dottor Falcone, prima di essere nominato procuratore aggiunto, era sostituto. Era ancora giudice istruttore. Era ancora giudice istruttore, sì. Quindi da lì passò. Ok. Ora, in quel torno di tempo,
Voi avevate contezza di un organismo all'interno del SISDE che aveva quale proprio compito quello della analisi della ricerca di latitanti? No, assolutamente no, no. Guarda, a chiarezza anche di altri episodi, noi rapporti con i servizi non abbiamo mai avuti. Ma io non le chiedevo né, se... No, aspetti, mi lasci finire. Né, devo dire, per coscienza sono stati mai cercati dei servizi. Noi facciamo i magistrati, noi lavoriamo con la polizia giudiziaria e lì basta, si chiudeva il discorso. Rapporti con i servizi mai avuti, né mai siamo stati cercati, diciamo, mai. Questo per noi era una regola fondamentale. Di un coordinamento dell'Alto Commissariato Antimafia anche sulla materia specifica della ricerca dei latitanti, era questione sulla quale lei si confrontò col dottor Falcone, ricordo? No, lo devo dire sinceramente, e forse la storia ci ha dato ragione, noi eravamo molto scettici sull'attività di questo istituto. Ci era sembrata una cosa politica determinata dall'effetto tremendo dell'uccisione del generale della Chiesa, si inventarono. Però dottore Iala, deve finire le frasi. Voi eravate scettici, io non ho ben capito su che cosa, e si inventarono, ha lasciato il discorso scettici ha ragione il Presidente. Ogni Presidente è sempre... Io le cose giuste. Eravamo molto scettici su questa struttura, sulla sua effettiva operatività, quella che avrebbe potuto avere. Cioè di questa struttura che... Alto commissario per la lotta contro la mafia. Perfetto. È fatta, credo, con un decreto legge, ma potrei sbagliare, poco dopo l'uccisione della Chiesa, per dare un segnale al popolo italiano, e non solo italiano, sconvolto da quell'evento. Perché ci richiamava la memoria la nomina dalla Chiesa a prefetto di Palermo. Dalla Chiesa fu nominato notoriamente dopo l'omicidio del povero onorevole La Torre, come risposta dello Stato, però con tutto il rispetto per la Chiesa che è sconfinato, il prefetto è un organismo amministrativo, se non gli dai i famosi poteri speciali che a quanto so anche la famosa intervista fatta dalla Chiesa a Bocca nell'agosto di quell'anno, non gli furono mai conferiti, quindi con tutta la buona volontà, l'esperienza straordinaria. Quindi, vabbè, poi ritorniamo al fatto, eravate allora, scettici sulla... La nostra sensazione è che era una cosa simile. Politica. Vabbè. Poi possiamo sbagliare, potremmo sbagliare anche. Ma lei ha ricordo se il delitto per il quale si procede in questa sede è il duplice omicidio Agostino Castelluccio, commesso, aspetti un attimo, commesso la sera del 5 agosto del 1989. Lei ha... ebbe notizia dal dottor Falcone, ebbe informazioni dal dottor Falcone, aspetti prima di andare al delitto, su un incontro che egli ebbe con l'Alto Commissariato Antimafia nei giorni immediatamente successivi a quel delitto, cronologicamente successivi. Lei parla del delitto Agostino? Sì, no, no, l'incontro avuto dal dottor Falcone alla presenza del primo presidente della Corte d'Appello con l'alto commissario antimafia del tempo. Ne ho un vago ricordo, ma credo che sia avvenuto questo incontro. Era Carmelo Conti il primo presidente? Sì. Sì, credo che sia avvenuto, sì, però io non c'ero. Lei non c'era e su questo argomento non si ebbe notizie dal dottor Falcone. No, bene. No. Le chiedo anche in conseguenza della sua reazione alla citazione del delitto dell'omicidio Agostino Castelluccio. Fu un avvenimento sul quale lei ebbe a confrontarsi col dottor Falcone? Come no? Rimanemmo impressionati. Io non conoscevo Agostino personalmente, ma questo era un agente di polizia di un commissariato. Lo so benissimo. L'idea di questo giovane ucciso, e come se non bastasse, con la moglie che, se non ricordo male, aspettava un bambino, ma questo è legato al mio ricordo, ci sconvolse. Ne parlammo, lo commentammo. Noi purtroppo devo dire avevamo alle spalle una lunga serie di delitti che ci avevano anche toccato da vicino,
parlare di Rocco Chinnici o di Ninni Castarama, insomma non voglio fare dell'elenco perché ahimè è lungo e mi secca a dimenticare qualcuno. Questo omicidio così non ci colpì molto, sul piano umano naturalmente. E mi ricordo che ci siamo guardati, ma chi c'è dietro, che perché l'hanno ammazzato, senza darci una risposta, ma ci fece un'impressione tremenda, lo commentammo. Il dottor Falcone le disse mai per quale motivo fosse andato alla camera ardente la sera dopo l'omicidio? No, no. Io in quel periodo avevo delle difficoltà di vita privata perché mi ero separato da mia moglie da poco, quindi era un periodo in cui ci vedevamo un po' meno. Giovanni mi prestava un'assistenza, diciamo, amichevole, però ci vedevamo un po' meno, perché era un casinato, tecnicamente parlando. Quindi di quella visita di Giovanni non me ne parlò, non ne so niente. Senta, lei prima aveva accennato a gli eventi che coinvolsero il Consiglio Superiore della Magistratura in quell'estate del 1989. Io le chiedo di essere, diciamo, sintetico, perché se racconta tutto quello che è successo quell'estate non la finiamo più. Accetto il suggerimento. La mia domanda è questa: in quell'estate fu audito dal Consiglio Superiore della Magistratura il dottor Di Pisa? Sì. Successiva domanda. Lei ha contezza se il dottor Di Pisa fece sulla persona del dottor Falcone degli apprezzamenti negativi, delle critiche, delle contestazioni, non dico non personali, esatto. Non condivideva il metodo di lavoro. Scusi. Cioè, non capisco cosa c'entra con l'oggetto del processo. Sì, neanch'io, avvocato. Presidente, prova a spiegare. Se rientriamo nel processo. Prova a spiegare, Presidente. La Corte ha ascoltato l'esame del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, che ha fatto riferimento espresso, esplicito, alle attese di Salvatore Riina, cioè il capo di Cosa Nostra, in relazione alle accuse formulate nei confronti del dottor Falcone dal dottor Di Pisa. Questo è il motivo. Sì, la domanda continua ad avviso della Corte a non essere pertinente con l'oggetto del giudizio. Andiamo avanti. Presidente, mi permette di leggerle per spiegare le ragioni della domanda? Sì. Sezioni Unite 4 giugno 1992 è la storica sentenza sulla strage alla stazione di Bologna. Nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali con il rigore dell'accertamento giudiziale, non può il giudice, nell'approccio a un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo accertamento, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale. Dall'individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento definito del fatto e delle responsabilità individuali. E mi pare infatti che l'argomento sia stato ampiamente trattato, sia quello relativo alle lettere del corpo, prima con il dottor Morvillo, adesso con il dottor Ayala, certamente con le sentenze se laddove fossero prodotte, ma ne abbiamo parlato in diverse udienze, avvocato. Adesso francamente non riesco a capire in questo momento qual è il rilievo, se in sede, la domanda era se in sede di audizione del dottor Ayala il dottor Di Pisa abbia fatto apprezzamenti sull'attività del dottor Falcone. Sì. Su questo io non è che le sto dicendo che mi pare, avvocato Rebici, che francamente tutto si possa dire, meno che il contesto non stia correttamente scandagliato in tutti gli aspetti. Il problema poi sono le singole domande. Se lei mi spiega quale può essere il rilievo del fatto che eventualmente un giudice che si vede accusato di quella cosa
nel prospettare al Consiglio Superiore le proprie difese abbia eventualmente, come dire, fatto degli apprezzamenti sull'attività, diciamo, del dottor Falcone o di un altro collega, eccetera. Quale può essere il rilievo? Questa è la domanda, è molto specifica, non sul contesto. Io Presidente, la ringrazio, il rilievo la ringrazio per averci ricordato le sezioni unite, prego. Di questo la ringrazio molto, ma tutto si può dire a meno che il contesto storico, sociale, politico, poi tutti leggeremo gli atti e ognuno, diciamo, ne può trarre le proprie considerazioni, tutto si può dire a meno che il contesto in questo processo non si sia dato ampio spazio per scandagliarlo sotto tutti i profili. Poi il problema sono, come dire, la rilevanza delle singole domande su quel contesto. Sì, Presidente, poiché è questo, sempre, delitto, ovviamente... questo delitto è contestato a due persone, qui ne abbiamo una, sì. È contestato a Cosa Nostra. Certo. Che anche per l'acquisizione di questo processo in quel momento aveva quale capo Salvatore Riina, il quale in contemporanea con l'attentato alla Daura commesso come da sentenze definitive da Cosa Nostra e da certamente uno dei due imputati dell'omicidio Agostino Castelluccio, ha commesso quel delitto, dicono quelle sentenze, in questo clima di delegittimazione del dottor Falcone. Il dichiarante Giovanni Brusca ci ha fornito la prospettiva all'interno di Cosa Nostra, non nelle sedi istituzionali, che mi sembra molto più rilevante ai fini processuali. E poiché ai fini processuali è già stato, a mio modo di vedere, ma questa è un'anticipazione rispetto a quello che dirò, è già stato provato il rapporto fra una delle due vittime, cioè il poliziotto Antonino Agostino e il dottor Giovanni Falcone, così come è stato provato anche l'attività che Antonino Agostino svolgeva ben oltre i suoi meri compiti di ufficio, io per questo ritengo che nella ricostruzione del fatto e della causale questa circostanza ha rilievo anche come riscontro alla dichiarazione di Brusca. Dico, quello che io ricordo del mestiere che ho fatto. La domanda dell'avvocato... No, scusi, dottore Iella, per favore. La domanda era? Se in relazione a quelle audizioni del dottor Divisa al Consiglio Superiore della Magistratura ci furono delle contestazioni all'operato del dottor Falcone. Mi riferivo a questo. Ne possono acquisire, sono verbali. Sì, basta, ma lei ne, lei ne ha conoscenza, dottore Iella? Sì. Di questa circostanza? Ho conoscenza che di Pisa sostanzialmente la tesi era che lui non era l'autore dell'anonimo, però condivideva alcune, diciamo, censure all'operato di Falcone. Ma ripeto, sono atti del CSM. Basta richiedere al CSM per rimanda. Bene. Per quanto può valere la mia parola, ma l'atto del CSM secondo me vale di più. Le chiedo un'altra cosa. Su questo aspetto lei si confrontò col dottor Falcone? Nello specifico? Non me lo ricordo. Insomma, noi sapevamo chi era di Pisa. Insomma. Non ho capito. Sapevamo? Cioè, sapevate, pensavate. Pensavamo, bravo. Pensavamo. Cosa, grazie. Diciamo, insomma, era... rientrava in quel quadro che descrivevo prima di questa invidia, soprattutto io credo che non ci siano grandi dietrologie sul comportamento di Pisa, c'era una grande invidia perché Falcone era diventato il mito, Ayala era spesso in televisione, comunque aveva un ruolo importante e c'era un'invidiuzza di mestiere, credo che sia questa una cosa determinante forse. Poi per carità stiamo parlando di un collega morto, io non voglio avventurarmi in giudizi che poi non potrei mai dimostrare ovviamente con documenti o che so io. Ne parlammo, sì, ma insomma per noi non era nulla di, come dire, di nuovo. Poi Di Pisa aveva notoriamente una fama di anonimista, era successo un episodio che riguardava una segretaria che fu trasferita, ma già, parliamo di cose che in un palazzo di giustizia non dovrebbero accadere per quella che è l'immagine, e purtroppo invece quel palazzo di giustizia in quegli anni accadeva. Sì, ma commentammo, ripeto, avvocato, non davamo grandissima importanza alla cosa, anzi, poca. senta,
Lei ha conosciuto il dottor Arnaldo La Barbera? Il dottor? Arnaldo La Barbera. Ex all'epoca sì, dirigente della squadra mobile di Palermo. Sì, l'ho conosciuto, non ci ho mai avuto rapporti che io ricordi di lavoro, ma l'ho conosciuto. Anzi, le dirò, ricordo un episodio, quando lui prese servizio a Palermo, ci accompagnò a me e a Peppino Di Lello, perché quella volta Giovanni non poteva, in una commissione rogatoria in Inghilterra. Qui la stavo avviando. L'ho anticipata. Beh, che a memoria ogni tanto mi aiuta. Quella rogatoria in qualche modo riguardava la persona di Francesco Di Carlo? No, era l'interrogatorio di Carlo nel carcere di Leicester, uno dei carceri più, cioè Luciardone è un 5 stelle, una cosa ci fece un'impressione tremenda, e La Barbera era con noi. Se la devo dire tutta, Peppino Di Lello lo può confermare, rimanemmo allibiti del fatto che durante l'interrogatorio La Barbera si addormentò. No, era la prima volta che lavorava con noi, la prima volta che lo vedevamo. E ci guardavamo con Di Lello, lui a un certo punto era una poltrona. Certo, l'interrogatorio lo faceva Di Lello, e io ero il pubblico ministero che lo assisteva, lui era lì perché ci aveva accompagnato, ma ricordo che Di Lello lo conferma, si addormentò. Non abbiamo avuto un'ottima impressione. Questo, ma, oltre che Di Carlo, la rogatoria riguardava anche tali Luciani e Di Prima? Che io ricordi era solo Di Carlo, però qui. Va bene. E lei ha detto questo avvenne poco dopo l'arrivo a Palermo, l'insediamento a Palermo sì, dottor La Barbera alla guida della squadra mobile. Sì, sicuramente. E lei ha mai saputo di che tenore fossero i rapporti di collaborazione istituzionale fra il dottor Falcone e il dottor La Barbera? No, nel dettaglio non lo saprei dire. Perché vede, avvocato, per chiarire anche, io ero, non ero un componente del puro antimafia, io ero il pubblico ministero di riferimento, quindi non passavo la vita all'ufficio istruzione, non seguivo tutta l'attività dell'ufficio istruzione. C'era questa riunione abituale la sera, che era più un incontro tra amici, in cui si parlava anche di lavoro, si programmava anche il lavoro, per carità. Però sull'attività quotidiana dei colleghi giudici istruttori, io ero al secondo piano nel mio ufficio e facevo il mio lavoro, anche se ero il pubblico ministero di riferimento. Due ultime cose. Lei poco fa ha citato il nome di un giornalista, Attilio Bolzoni. Le chiedo se può riferire alla Corte se Attilio Bolzoni avesse rapporti di confidenza, rapporti di buona fiducia con il dottor Falcone. Guardi, Falcone era molto attento nei rapporti con i giornalisti, molto cauto, questo è un fatto notorio che non scopriamo. Forse quello con cui aveva un po' più di confidenza, ma da prendere questa mia parola con molta cautela, era Ciccio Alicata. Perché c'era un gruppo di giornalisti che vivevano al Palazzo di Giustizia, perché le cose succedevano grazie al lavoro soprattutto di Falcone e degli altri, il mio per carità, è odioso parlare di se stessi. E quindi c'erano dei rapporti, ma Falcone era cautissimo in generale, è cautissimo con i giornalisti, credo che si desse del lei con tutti, c'era una certa distanza, anche se probabilmente aveva un'opinione di Bolzoni, di un bravo giornalista, insomma, non, ma rapporti di, diciamo, ho capito la sua domanda, di amicizia, no, assolutamente, no, di rispetto reciproco. Poiché abbiamo ascoltato il testimone Bolzoni, volevo comprendere il quadro dei sì, loro... Bolzoni era un gruppo di giornalisti che praticamente campavano al Palazzo di Giustizia, li vedevamo sempre, anche io conosco Bolzoni, ci diamo del lei ancora oggi con Bolzoni, anche se ci conosciamo vita, tra l'altro lui come me è nato a Caltanissetta, non ci serve un motivo in più per avere più confidenza, ma poi lo rispetto, lo apprezzo come firma, ma... E Falcone poi è notorio la cautela dei rapporti di Giovanni, nei rapporti umani, era un uomo molto misurato, molto attento, io sostenevo che il self-control non l'hanno inventato gli inglesi, hanno copiato da Falcone, è il maestro del set control. Le chiedo un'ultima cosa, cioè
se ebbe a confrontarsi col dottor Falcone a proposito di un episodio oggetto di una denuncia, comunicazione di ogni sei reato, informativa della squadra mobile a firma del dottor La Barbera a proposito delle possibili captazioni di cui sarebbe stato vittima il dottor Falcone nel proprio ufficio, captazioni sulla linea telefonica. Ignoravo l'episodio. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Grazie, le altre parti civili? Nessuna domanda, pubblico ministero? Nessuna. No, sì. Sì, Presidente, una domanda, se posso rimanere seduto, se mi ho capito. Prego, prego. Grazie. Buongiorno, dottor Iano. Io le volevo fare una domanda. Lei ha fatto per caso delle indagini relativamente ai cugini Nino e Ignazio Salvo? Altro che indagini. Quella vicenda è una delle vicende molto particolari di quegli anni, perché ci fu un momento in cui, adesso capite bene lo sforzo di memoria che sto facendo, però vedo che stamattina sono in forma. Sui Salvo iniziò la nostra attenzione a seguito di alcune intercettazioni telefoniche che ci furono trasmesse da un'utenza palermitana intestata all'Opresti, che era il cognato di uno dei Salvo, e il destinatario di queste intercettazioni, mi segua perché è interessante la cosa, era un certo, se non ricordo male, commercialista Gaeta di Milano. Le intercettazioni che ce le portò, se non ricordo male, proprio Ninni Cassarà personalmente, erano strane perché il numero di Lopresti, ma il chiamante, diciamo, questo numero di Milano, si qualificava Giuseppe. Lei non lo sa, ma mi sta invitando a un ricordo molto particolare. E cercava, Giuseppe chiedeva a Gaeta notizie di Roberto in Brasile. Roberto era Tommaso Buscetti. Sulla base di queste intercettazioni, un pomeriggio, naturalmente io le trasmetto al giudice istruttore, l'istruttore competeva a lui, convochiamo a Palazzo di Giustizia di pomeriggio, perché motivi di riservatezza e anche perché, e viene, interroghiamo Ignazio Salvo, perché avevamo dato un avviso di garanzia, mi ricordo accompagnato da un bravissimo avvocato scomparso da tempo, che era Paolo Seminara, era il suo avvocato di fiducia. In quell'occasione, ora lei capirà perché l'episodio mi fa particolare piacere ricordarlo, Salvo si difende con un'argomentazione indubbiamente ineccepibile. Noi avevamo, attenzione, come lei sa benissimo, facciamo lo stesso mestiere, noi avevamo la trascrizione, cioè non avevamo l'audio. E lui si difende dicendo: io mi chiamo Ignazio, perché avrei dovuto chiamare il dottor Gaeta qualificandomi Giuseppe? Dottor Ayala, lei si chiama Giuseppe, se lei telefona e dice sono Giuseppe, io mi chiamo Ignazio, perché devo dire? E l'argomento era lì, cito Falcone, coppo di genio di Ayala, ma anche di garantismo. Dico, vabbè, a questo punto c'è un modo per superare il problema, facciamoci portare le cassette, le ascoltiamo e sicuramente la cassetta sarà meglio, mi auguro, della trascrizione. Mi creda collega, arriva la cassetta, mai registrazione fu più felice. La voce era la sua, l'identica voce che noi ascoltavamo in diretta era quella registrata. E allora lui capì, entrò in difficoltà, non mi ricordo che giustificazione diede, mi ricordo la faccia di Paolo Seminara, quella non la ricordo. Poi adesso non ricordo altri elementi acquisiti, ci fu un momento in cui si pensò di emettere il mandato di cattura nei confronti dei cugini Salvo, perché si erano acquisiti altri elementi. Io e Giovanni ne parlammo ed eravamo contrarissimi per la semplice ragione, un po' diciamo anche condizionati dal nostro notorio garantismo, perché il timore era che siccome gli elementi erano deboli, Falcone mi ricordo testualmente mi disse: questi ricordano il Tribunale della Libertà, che li scarcera e diventano martiri a vita. Il problema era che la richiesta doveva arrivare alla procura
E allora mi disse lui, vedi che puoi fare tu, perché se arriva la richiesta è un problema, se non arriva è meglio. Riunione in procura, il capo era Paino, la particolarità era che il fascicolo era assegnato al dottor Ayala, era assegnato a me. C'erano altri colleghi presenti, sicuramente di Pisa, penso, ma non mi ricordo gli altri, erano 3-4. Io esprimo le mie ragioni contrarie, gli altri, credo Geraci c'era, si esprimono invece favorevolmente. Io mi scambio uno sguardo con Paino, ho la presunzione di leggere che era d'accordo con me, e a questo punto già faccio il colpo di scena. Dico, procuratore, guardi, io per carità di Dio, se decidete di fargli avanzare questa richiesta, non è che posso, però prima le deve fare una cosa, il fascicolo deve cancellare l'assegnazione della Ayala e trasferirla a un altro collega, perché io in questa storia non ci voglio entrare. Argomento definitivo, non se ne parlo più. Scendo da Falcone e ci dico, Falcone, a richiesta non arrivano. E lui naturalmente mi disse, bravo, e gli raccontai tutto. Poi che succede? Arriva la collaborazione di Buscetta, che ci riferisce su salvo circostanza. All'inizio diciamo, come adesso poi traduco magari per l'avvocato Rebili, a Palermo si dice si quartiò Buscetta, cioè poi Falcone riuscì a convincere e Buscetta raccontò che durante, era latitante lui al tempo, durante, se non ricordo male, le vacanze di Natale del 1980, fu ospite con la sua famiglia della villa di Nino Salvo alla Zagarella. Descrive dettagliatamente la villa, perché per noi, come per tutti voi, anche voi ovviamente, i riscontri sono fondamentali. Quindi Giovanni ci descrive la villa. E mandiamo successivamente Ninni Castellà, con i suoi uomini, a verificare. Ai tempi non c'erano i telefonini. Noi eravamo alla stanza di Falcone, eravamo assieme, squilla il telefono e Castellà comunica che il caminetto in salotto non c'era, mentre Buscetta aveva parlato di un caminetto che lui, essendo alla vacanza di Natale, quindi c'era un po' di freddo anche alla Zagarella, usava dramma. Per fare la breve, se non voglio annoiare la corte, Ninni Castellà diceva, può essere mai, perché per tutto il resto corrispondeva, ma era secondario, il caminetto era fondamentale. Bene, Castellà scopre che col cartongesso, chissà per quale motivo, questo non lo so, il caminetto era stato nascosto, buttano giù il cartongesso e sputtano il caminetto. A questo punto gli elementi a carico del Salvo diventano ben altri, e lì accade anche aspetti, scusi dottor Ayala, se no facciamo un altro sì. Processo, anche qui la domanda credo che fosse se lei avesse indagato sì. Sui fratelli Salvo. No, le volevo fare una domanda, lei ha cominciato a parlare di una serie di interessantissime sì. Intercettazioni, no, giustamente il Presidente ci richiama. No, io mi riferivo a un'altra domanda specifica. Come? Richiamo che recepisco anch'io, le chiedo scusa. Sono storie, per carità, dottor Ayala. Immagino che fosse propedeutica ad un'altra precisazione, cioè lei ha fatto indagini sui cugini Salvo e lo ha detto. Credo che adesso. Sì, perché siccome abbiamo parlato di Contrada, noi abbiamo agli atti un'intercettazione tra Contrada e Nino Salvo del 1983, dell'ottobre del 1983. In cui praticamente Salvo chiama direttamente Contrada all'alto commissariato a Palermo e gli chiede se poteva andarla a trovare. Lui era indagato in quel momento e poi c'erano state forse appena accaduto l'omicidio Chinnici e quindi sì, c'era stata tutta questa questione che li voleva arrestare, cioè, eccetera. E c'è tutta una vicenda relativamente al fatto che non venne mai riferito. Dico, lei ricorda questi fatti? Cioè, ebbe modo di parlarne con il dottore Falcone? No, anche di questi fatti? No, assolutamente, li sto apprendendo stasera. Questo non lo ricordo. Va bene. Non sapevo niente. Va bene, potevo sapere tutto. No, ma si immagina. Va bene, non ho altre domande. Grazie. Avvocato Scozzolo. Sì, Presidente, grazie. Dottore Ayala, buongiorno. Sentono così, le faccio poche domande. Grazie. Io voglio sapere questo, perché ci interessa l'omicidio Agostino. Lei sa di rapporti tra
chiaramente di carattere professionale, tra il dottore Falcone e l'agente Agostino? No, non mi risulta. No, può darsi che in qualche indagine i rapporti con la polizia giudiziaria nostri erano funzionali, fisiologici. Può darsi che in qualche indagine condotta da Falcone ci abbia lavorato Agostino, questo io non lo so. Ma non so di un rapporto. Un rapporto, diciamo, oltre le indagini, diverse dall'indagine. Lei poc'anzi ha dichiarato, ha detto che allorquando si è verificato l'omicidio, il dottore Falcone ha detto quella frase, cioè dire chi c'è dietro e perché l'hanno ammazzato. A me interessa sapere questo, ma oltre a questo, le ha detto lo conoscevo personalmente, No, di un rapporto personale tra Giovanni Falcone e il povero Agostino non mi risulta proprio nulla. E non avete mai più parlato? Cioè, non lo escludo, perché ripeto, per ragioni di lavoro può darsi, per ragioni di lavoro questo lo sappiamo, se c'è stato, comunque non c'è stato, questo lo sappiamo. Scusi dottore Iala, per ragioni di lavoro, come dire, a sua conoscenza, non può escludere che magari, senza che ne venisse a parte lei, ci fossero state ragioni tra il dottor di lavoro e di incontri, quindi per questioni, non è che poi Giovanni mi raccontava esatto tutto. Cioè nella fisiologia dell'attività è impossibile quindi è possibile, lei non può escludere che però il dottor Falcone abbia avuto rapporti di lavoro con la domanda era se ne fosse a conoscenza, non a conoscenza detto anch'io non lo posso escludere, certo, dico, grazie. Ma allora quando è successo il fatto il dottor Falcone non ebbe a dirle io l'ho conosciuto, ho avuto rapporti, completamente. Lei si è interessato dell'indagine sugli omicidi politici? Mattarella? No, mai. Dell'indagine Volo? No. No. Sa se per caso il dottore Falcone avesse rapporti di amicizia con certo Ciaccio Giuseppe, coniugato con Pisciotta Maria? Mai sentito di. Poi tu, se Giovanni aveva amicizia, poi c'era anche la amicizia trapanese di Falcone che io No, Palermitani. No, non mi risulta affatto. E con certo Valentino Giovanni? Non ho sentito quello. Valentino Giovanni? No, devo dire no. Le risulta se il dottore Falcone è andato qualche volta o più volte in uno stabile di Palermo a sentire, a verbalizzare, a interrogare qualche soggetto? In uno stabile di Palermo? In uno stabile di Palermo, fuori dal Palazzo di Giustizia. Non solo non mi risulta, ma sono portato a escluderlo. Non è cosa da Giovanni Falcone. Nessuna però perché è no, ma dico magari tutto. Anche lì, dottor Iala, non ovviamente magari fuori dalla sede istituzionale, che può essere una caserma o può essere il Palazzo di Giustizia, ma certo magari non in, anche non in un appartamento privato, dico magari in qualche ufficio, la dico così, sotto copertura, se possa essere successo qualcosa di questo genere, che lei sappia, dottore. Io non lo so, e sarei portato, conoscendo Giovanni Falcone diciamo abbastanza bene, sarei portato a escluderlo, però per carità di Dio. Ma non lo sa, vabbè. Può averlo fatto, ci mancherebbe. Certo. Nessun'altra domanda? Avvocato Remici. Sì, Presidente, solo due precisazioni. Nella scomparsa di Emanuele Piazza, lei ebbe mai a parlare con il dottor Falcone? Come no? Quando il povera gente che scomparve pochi mesi dopo, se non ricordo male, il povero Agostino morì ai primi di agosto, credo che pochi mesi dopo l'anno successivo. Marzo 1990. Ecco, a me interessa sapere se su questo lei ebbe a parlare con il dottor Falcone. Sì, ne parlavamo, ma in termini, adesso che non ricordo, in termini sempre inquietanti, perché è scomparso. Ma parlaste mai di soggetti che anche fuori da ranghi istituzionali si occupavano della ricerca di latitanti? Nello specifico no. E un'ultima cosa,
in quel 1989 lei ha fatto prima il nome del dottor De Gennaro come uno dei nomi che comparivano nelle lettere del Corvo. Lei può riferire? Non mi dica che ho sbagliato. Io no, no, assolutamente. Secondo me ne manca uno, ma è un altro discorso. Poi De Gennaro c'è sicuro. Senz'altro. Le chiedo se in quel periodo, quindi giugno estate 1989, lei sa di rapporti di frequentazione fra il dottor Falcone e il dottor De Gennaro. Guardi, con De Gennaro noi avevamo un rapporto molto intenso, perché adesso mi piglierò il rimprovero del presidente, ma pazienza, perché De Gennaro fu uno dei componenti di un organismo che il prefetto Parisi, capo della polizia, si inventò su sollecitazione di Giovanni, che cominciò allora ad avere l'esigenza, a capire l'esigenza poi ormai acquisita e conosciuta da tutti, di un organismo centrale di polizia giudiziaria, perché non avendo le attività mafiose confini, quantomeno sul terreno nazionale, la diciamo, frammentazione delle competenze anche di polizia giudiziaria non giovava alla visione, quella che Giovanni chiamava la visione in Italia del fenomeno. E allora Parisi creò, non mi chiede il nome perché non me lo ricordo, questo ufficio che aveva sede all'Euro, perché ci sono stato molte volte, e scelse tre giovani promettenti funzionari, tre, Gianni De Gennaro, che poi diventò capo della polizia, Alessandro Panza, che poi diventò capo della polizia, e il carissimo Antonio Manganelli, che purtroppo che poi diventò capo della polizia. Quindi insomma, diciamo, erano molto promettenti, promesse poi mantenute. E con loro avevamo rapporti, spesso arrivando a Roma dall'aeroporto addirittura ci portavano all'Euro in questo ufficio, a me, a Giovanni. Questa iniziativa del dottor Parisi, sì, che era capo della polizia, sì, era stata sollecitata dal dottor Falcone? Sicuramente, sicuramente. Cioè Falcone, io non so se Falcone era entrato nel dettaglio di chiedergli un ufficio, cioè Falcone spiegò al prefetto Parisi, io non c'ero in quell'occasione, però non faccio fatica a immaginare che cosa, la necessità di superare questa suddivisione è l'idea che poi lo portò a concepire la direzione nazionale antimafia, cioè non scopriamo niente di nuovo, è no, tutto cominciato. Questo era per sapere quali fossero le, diciamo, le relazioni istituzionali fra il dottor eccellente. Falcone e il dottor Parisi. Ottimo, ma con De Gennaro avevamo sì, rapporti. No, no, era intervenuto questo altra cosa. Ora, alla luce di queste premesse che lei ha fatto, nell'estate 89 le risultano diciamo, rapporti di frequentazione fra il dottor De Gennaro e il dottor Falcone? Guarda, nello specifico no, ma non lo escludo affatto. Però non me lo ricordo. Lei ha ricordo di incontri nei quali trovaste a parlare di episodi che riguardavano tutti e tre, ad esempio? Non ho capito la domanda, mi scusi, avvocato. Le lettere del Corvo riguardava principalmente no, il dottor Falcone, ma anche lei e il dottor De Gennaro. Sulle lettere del Corvo non ci siamo intrattenuti molto, devo dire, no. E sull'attentato alla Daura? Prego? Sull'attentato alla Daura? No, non ricordo che ne parlammo con De Gennaro, ma poi se Giovanni si è incontrato con De Gennaro, come poi, cioè, non è che io ero sì, sì, il terzino che marcava. Io le chiedo ciò che lei sa, ove lei sappia. Non lo escludo affatto, ma non mi risulta. Va bene. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Sì, grazie a lei. Io, dottor Ayala, soltanto qualche chiarimento, proprio ricollegandomi ai temi, all'articolato, se vogliamo usare questo termine, diciamo, più civilistico, formulato per la sua testimonianza dall'avvocato Repici nel momento in cui è stata ammessa. Uno dei punti è questo, le confidenze, intese ovviamente come scambi di informazioni, di notizie, non certo come tra lei e il dottor Falcone per i fatti dell'89. Dunque, lei ha già parlato, diciamo, dei riferimenti che il dottor Falcone le fece in relazione al fallito attentato della Daura. Siamo giugno 89, esatto, mi esatto, esatto, esatto. E ha detto quello che il dottor Falcone, sia pure non usando la famosa espressione con lei, in elementi raffinatissimi, però fece dei riferimenti chiari. Poi ha parlato anche, diciamo, del vostro, suo e del dottor Falcone,
sentimento, diciamo, di angoscia per i fatti del 5 agosto dell'89, l'omicidio ai danni dell'agente Agostino e della signora Castellucci. Quindi fatti a breve distanza, giugno-agosto, se non... Sì. Agostino credo che fu prima di agosto, se non ricordo male. 5 agosto. Ora, sì. Scusi, stavo prendendo il capitolato, sì. La domanda che le faccio io è questa: nel contesto di queste discussioni, valutazioni, ipotesi che magari, o addirittura conoscenze tra lei e il dottor Falcone, conoscenze di fatti o di episodi tra lei e il dottor Falcone, avete, il dottor Falcone ha con lei o lei col dottor Falcone messo in relazione i due fatti? Lei ha detto che in ordine all'omicidio di Agostino, per primo, il dottor Falcone le disse, adesso parafraso, ma insomma il concetto è chissà che cosa può esserci dietro. Mi pare che fosse questo il concetto. Perfetto. Perfetto. Allora, tra questi due episodi, il dottor Falcone ha fatto un collegamento? Anche no, ipotizzandolo, no. Non lo so. Guardi, la domanda è molto pertinente. Se io le dicessi che lo ha fatto, direi una cosa che quantomeno non ricordo. Ma che ci potesse essere nella valutazione, anche nella domanda, chissà che c'è dietro, un qualche pensiero, diciamo, un qualche collegamento, questo non mi sento di escluderlo. Però se lei mi chiede, se me lo disse... Ma devo... No, disse magari no, ma diciamo questa è una sua valutazione adesso, anche io se posto... Io lo conoscevo con le mie tasche. O ha fatto qualche riferimento, no, sia pure indiretto, che possa averlo messo in contatto. Chiaramente, diciamo... Allora, la faccio in questi termini la domanda. Lei questo collegamento, come dire, ha pensato di poterlo fare già all'epoca sulla base di qualche riferimento che le fece il dottor Falcone, o adesso a 30 anni di distanza, perché un po' poi sono uscite tante momento, cose? Onestamente io non pensai a un collegamento. Non lo pensai. Non posso escludere che l'abbia fatto Falcone, ma è sicuramente non me ne parlò. Una sua... No, onestamente. No, non ha mai fatto il dottor Falcone, non le ha mai detto in maniera espressa. No. C'era questa, a parte l'impatto emotivo che è comprensibile, fu molto forte quando ne parlammo, su quello non c'è stesso giorno l'indomani. Su quello non c'è dubbio. E questa cosa, chissà che c'è dietro, questo non lo ricordo perfettamente. E probabilmente, chissà che c'è dietro, forse comprendeva anche una ipotesi di collegamento con l'attentato, però non me l'ha resa esplicita, quindi io non posso riferirmi. Successivamente poi lei, ma direi che la risposta è scontata in quello che ha detto finora, ma comunque anche eventualmente il dottor Falcone, vi siete mai occupati, il dottor Falcone non credo, delle indagini sul fallito attentato, anche perché poi è stato di competenza di Caltanissetta? No, io non me ne sono mai occupato. Penso che poi sia passato a Caltanissetta? Sì, quindi. Non me ne sono mai occupato io. Ma dell'omicidio dell'agente Agostino? No, mai. Né lei né il dottor Falcone? Che mi risulta, io sicuramente no, non mi risulta neanche il dottor Falcone. Cioè dopo il 5 agosto dell'89 e dopo quel confronto tra lei e il dottor Falcone di impatto emotivo, più che altro, perché poi il fatto era talmente fresco che parlare di indagini ancora forse era prematuro. Sì, sì. Allora, dopo quell'impatto emotivo per questo episodio estremamente coinvolgente sul piano umano, avete avuto mai più modo di parlarne, no, anche come sviluppo delle ipotesi investigative, se vede, non delle indagini? No, anche perché vede, quello è un periodo della nostra vita molto particolare, perché intanto c'era anche la questione delle lettere del Corro che disturbarono molto, l'intervento del CSM, quando ci si mette in mezzo il CSM è la catastrofe, sempre, che si complicava, c'erano delle priorità. Poi arrivò il 90, cioè l'avvento del nuovo codice, e Giovanni Falcone nominato procuratore aggiunto doveva fare la camera d'attesa per parlare col capo, mentre io, vincitore del maxi processo, la mattina arrivavo in ufficio e trovavo assegnati fascicoli di furti Enel. Quindi lì c'era un'altra priorità, cioè c'era il nostro disagio. Se mi è consentito riferire in questa sede, Falcone un giorno mi disse: io in questo ufficio da solo posso soltanto andare a fare la pipì. Quindi sostanzialmente la situazione... avevamo problemi, okay. Poi intervenne il presidente della Repubblica, per nostra fortuna, andare a Roma. Aspetti, diciamo, sì, extraprocessuali anche abbastanza noti, ma insomma... Era un periodo particolare, voi all'interno dell'ufficio, quindi anche per questo lei dice è possibile, comunque sul piano storico poi non ne avete completamente più parte. No, penso che, ripeto, era un periodo talmente particolare, cioè idealmente...
se trasferisco quel periodo al periodo precedente al maxi processo, quando lavoravamo alla grande, ottenevamo risultati, stavamo assieme praticamente tutto il giorno, allora lì il discorso è uno. In quel periodo, a partire dalla lettera del corvo, l'attentato alla DAO e quant'altro, e poi soprattutto il successivo periodo di lavoro, eravamo completamente disinnescati, eravamo, diciamo, non si può dire una cosa giusta, arrabbiati, ma ci siamo capiti. Vabbè, su queste circostanze, avvocato Repici, nessuno, avvocati di parte civile, pubblico ministero, avvocato Scozzola? Sì, presidente, una sola. Senatore, dottor Ayala, ma queste lettere del corvo si ricorda quando sono pervenute? Ma forse giugno 89. Aspetti, dottore, si deve avvicinare. Giugno 89 può essere? No, è 89, l'estate 89 sicuro. Giugno 89, sì. La data precisa non mi ricordo, credo giugno. Giugno 89, vabbè, nessuno 89. Omaggio, giugno. Vabbè. Quella è comunque periodo, dopo l'attentato l'arresto di contorno fu il 26 maggio, sono successive all'arresto di contorno, all'attentato 5 legno, non l'ho capito, scusi, anche per il mio ricordo, sono successive all'arresto di contorno queste lettere, sì. Sono successive, cioè, all'arresto di contorno devono essere successive, perché se sono assassini in stato è perché abbiamo mandato contorno, no, non successiva alla Daura, sono precedenti la Daura. Vabbè, comunque dico questo. Ecco, questo, quindi non sono successiva alla Daura. No. Sono precedenti, ha fallito. Successiva alla Daura. No, sono come diceva prima, successiva all'arresto di contorno, che è stato a fine maggio, quello del nuovo delle lettere. Che è stato fine maggio del 2000 dell'89, lo ricordavo bene. Va bene. Grazie dottore, si può. Scusate, su questo l'avvocato Repici che l'ha dedotto, nessuna circostanza. Grazie dottore Ayala.